Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Riccardo, buongiorno Gabriele e buongiorno e un buon appetito a tutti, eh? I sogni son desideri. No Riccardo, tu dimentichi una cosa, oggi è la giornata mondiale della gentilezza. E allora io volevo essere partecipe, capito? Semplicemente questo. Mimmo, intanto ancora una volta ci ha dato una piccola lezione, no piccola, neanche no, tanto piccola. Assolutamente. Perché noi non l'avevamo, vorrei che tu mi credessi e ti chiedo anche scusa per non averlo fatto, che non l'avevamo preso proprio in considerazione. Ma la gentilezza non va mai dimenticata, capisci Riccardo? E allora volevo porti una domanda sempre se tu sei d'accordo. Sempre se sei gentile però, eh? Ma ci mancherebbe altro. Vai, Cribbio, provaci. Secondo te questo malcontento di Destro e di Liaice c'è davvero? Stiamo a parlare della gentilezza di non finire malcontento di Destro e Liaice. No, ma in maniera gentile però, non è che dice solo in maniera gentile. Mica sarà di Anfamoni, capito? Io penso che adesso gli ero del chiccherone e Liaice un po' di meno, perché è una questione anche di carattere il suo probabilmente sentirsi un pochettino mai considerato fino in fondo, eh. Buongiorno Gabriele, ci sei? Buongiorno, sì. Mimmo, come partecipa no? Partecipa però, buongiorno, ma partecipa. Al 38esimo. Ho capito. Non ti posso, perché non ti posso, la trasmissione è avvertuta oggi su Destro e gli Aish? No, no, no. La oggi abbiamo fatto Ubaldo Righetti Awards. Chi, scusami? Lubaldo Righetti. A proposito, Mimmo, Mimmo, ringrazialo che no, no, è saputo che c'ero io, se n'è andato. È proprio di questo che te devo parlare. Guarda che secondo me ne ha presa benissimo, eh. Nella giornata della gentilezza, capito? Ubaldo Righetti si dimostra ancora una volta un ragazzo poco a modo, diciamo così. Si è sentito mortificato. Ma chi? Ubaldo. Ah sì? Ha detto che lo rimproveri troppo. Ma che magari un po se... fosse vero. Oh. Che sei un po' troppo severo con lui, guarda, capito? Ma che ha detto? Che si dimette? No, aspetta prima il sindaco. Ha detto. Allora dimmi il Panteo, non mi dia rotonda, Erika. Mimmo, ma insomma, oggi voglio essere gentile. Vuoi giocare con noi, Mimmo? Ma chi io? Sì. Ma a che cosa prima? A che gioco? All'Ubaldo Righetti Award. Stiamo allora, scimmiottando. Mi spieghi com'è questo gioco? Sì. Non vorrei trovarmi poi di dietro, capito? No, Mimmo, senso. No. Assolutamente. Allora, qual è? Spiegami. Stiamo scimmiottando il Puskas Award, che sai bene essere il premio che... Beh, insomma... sai bene, adesso voglio dire. Cioè, qualcuno ha detto, l'ho inventato io, Erika. Sì. Ossia perfettamente, no? Che non puoi chiamarlo che è occupato, Perché sta al telefono, indovina con chi? E con chi, secondo te, scusa? Con Renzi. Twitterino. No, con Renzi. Sì, lui lì sta con Renzi, sta a fare un piano politico, capito? Ma scusa, secondo te Renzi, ma chi è il primo che chiama? Ma chi chiama? Perdona. Ma che no, sai. Cioè, sono disperati a Palazzo Chigi, capito? Si sentono tutti un po' trattati. Allora, devo Stavamo scegliere dicendo. Il gol più bello? Del 2014 della Roma. Del 2014 della Roma? Sì. Già stava di Van Persie al mondiale, però vabbè, quindi me tengo. Della Roma del 2014, ma ancora non è finito però il 2014. Lo so, anche per il Puskas Award vale lo stesso. Allora diciamo che fino adesso? Fino adesso. 2014, sono belle domande, Osai. Che te devo dire? Cioè no, c'ho qualche come si chiamano? Candidation, come si chiamano? Sì, qualche gol in lizza. Sì, allora devo dire che il gol di Pjanic su punizione a Parma in questo campionato è decisamente un bel gol. Decisamente. Ce ne stanno tanti belli. Mo che ci penso un pochino. A parte quelli del capitano che sono tutti belli e che sono fuori concorso, vero Ricca? Sì. Anche se stamattina detto, è stato citato quello di Manchester. Sì, però voglio dire è un gol più importante che bello. Insomma, lì pure il portiere secondo me qualcosa di suo ci ha messo. Però sai, quando vedi un gol proprio bello bello che ne puoi fare niente, dici ok, boh. Vediamo un pochino, non mi ricordo quelli dell'anno scorso, ma insomma quest'anno ce ne sono stati parecchi belluzzi. Il Ubaldo Righetti che ha detto? Fatemi capire, fatemi orizzonte. Ubaldo Righetti era indeciso tra domenica sera. Tra quello, perché io poi avevo scelto quello di Pjanic con il Milan, no? Sì, ecco, bravo, vedi, Pjanic c'è sempre di mezzo. Poi è stato molto votato quello di Florenzi con il Genova, Mimmo. E quello di Strootman, sì, contro il Napoli. E quello, la saetta sotto il 7 di Strootman, al 33esimo. Sì.
Allora, detti questi, devo dire che quello che più dico è il mio gol preferito è quello di Pjanic al Milan. Perché lì non c'è niente della componente che ti posso dire, no? La rovesciata di Florenzi col Genoa, no? Ci fosse un minimo di componente fortuna, eh? S'arrabbia Florenzi, lo diciamo, no? No, beh, lui è chiaro che, non sapeva che la palla sarebbe andata là, certo. Però è un bellissimo gol. Quello di Pjanic, per come è stato costruito, ha fatto una finta con l'occhio, ha mandato il pallone sotto le gambe, a quello con una finta dei pupilla, capito? E poi l'ha piazzata. Quello è un gol costruito, bello, voluto. Mi prendo Pjanic contro il Milan, dai. O sa che per un attimo ho pensato che mi piavi Totti col Manchester? No. Mi pio Pjanic col Milan. Totti col Manchester è stato un bel gol, ma quello di Pjanic è stato più bello, con massimo rispetto. Io stamattina, sai che ho detto, Mimmo, che quello di Totti è più importante quasi che bello, che comunque esatto. È bello, perché lui lo impreziosisce, no? Con quel tocchetto alla tipo Malleve, de Mascanze, de. Sì, però sì, come bellezza, proprio come estetica, quello di Pjanic probabilmente. Io quello... Lì c'è tutto, eh. C'è la classe, c'è la potenza fisica, c'è il guizzo, c'è l'intuito, c'è sta tutto lì, Mi sembra di parlare del capitano quando parlo del suo gol di Pjanic, perché il capitano dei gol di quel tipo lì, allora mi viene in mente quello col Torino, quello col Torino, certo, quello con, Bucci. Quello con la Samp ad Antonioli quando ha mannato Dell'Icari dentro la porta prima dei tirai, ha fatto una finta e Dell'Icari stava già dentro la porta e il pallone c'era ancora i piedi francesi. Se fosse Antonioli in porta sotto curva nord, segnò, pioveva tantissimo quel pomeriggio col Torino con la Samp. Ah sì sì, no, c'era Antonioli, finì 3-1, sì, però lui parlava di quell'1-0 di Bucci, che importa Bucci. Esatto, quello lì, Riccardo. Ma questi sono ragazzi. Questi sono giovani. No, io mi ricordo, a parte Dell'Icari, Carrozzieri, ecco, l'avevo confuso con Dell'Icari. Carrozzieri con la Samp, gli fece un paio di finte e lo mandò a prendere un bel tè caldo, visto che faceva. Dici? No, tè caldo no, dai, te prego, dai. Senti, se no, ti devi tingere i capelli pure te, dai. No. Mimmo, te che sei delle parti tipo da Magliana, no? C'è terzini sinistri diciamo, a Scovano? No. Però se Walter si è messo in testa di piantarsi di sinistro Bono, spero che finalmente lo trovi Bono, perché ci sta provata. Allora, avete già fatto tutto l'elenco dei terzini sinistri che Roma ha preso negli ultimi, diciamo, solo dalla gestione americana? Cominciamo con Cose Angel. Balzaretti. Sì. Dodò. Sì. Sì. Cole. Sì. Olebas. Emanuelson. Sì. Emanuelson lo mettiamo lì dietro a sinistra? Metto lì, dai. Poi? Pare basta. Poi Vastosh. Ah, Michel Bastos. Sì, potete scordarlo, eh? Sì. Poi Romagnoli ha giocato pure lì. Sì. Ha giocato lì pure Lurosidis. Sì. Quanti ne abbiamo detti? Ha giocato lì. Allora di quanti ne abbiamo provati? No, avevo capito di quanti ne abbiamo presi. Heinz. Ci ha giocato. Lì ha giocato. Sì, ci ha giocato. Quindi tra giocatori acquisiti e ruolo e giocatori adattati, volendo, quanti ne abbiamo detti? Volendo, Mimmo 15, ci ha giocato anche per Rotta, ci ha giocato. anche da Day. A destra, Taddei sì. Taddei a sinistra, a Udine giocò. Anche a Milano ha provato. A sinistra? Sì, a Udine. Chiamatemi un attimo Taddei, fate voi. Rodrigo. Pronto, Rodrigo. Oh, è meglio, ne so, come stai, Ferecci? Diventato arabo. A me, per carità, io sai che non. Radio Al Jazeera. Non mi sembrava proprio Brasile, capito? Vabbè, però. Oh, ma se tu ci avessi due belli scudi da andare a spendere, sì? Che cosa faresti? Per la Roma o sì, proprio per un terzino sinistro? È per un terzino sinistro, perché per lì terzino sembra sinistro, che... dici? Sì. Beh, ci proverei a prendere ragazzetti bravi, di prospettiva, non più giovanissimi, affidabili, Darmian. Ho detto troppo? Mi sa che costa una cosetta di più, mi? 12. Ho capito, però che fai? 12. Allora te faccio, adesso, perché un amico mio ieri si è divertito a farmi un giochetto, no? Mi sta a sentire? Siete pronti? Carna, penna e cantamaio? Eccolo siete qui. Pronti? Allora, dice la Roma, no? Gli manca la grande punta. Sì. Ok? Questo è quello che si dice. Allora, dice, perché se la Roma avesse preso uno come Falcao, uno come Higuain, uno come Benzema, probabilmente le cose sarebbero andate meglio. Su questo siamo d'accordo, che la gente dice questo? Tanta gente? Sì. Ok, perfetto. Poi però l'obiezione che viene fatta è quello che mi contestava questo amico mio: quanto costa Benzema e quanto pia di stipendio, per dire, per non dire Higuain,
Allora, proviamo a far prezzo dei Higuaín. Quanto ha pagato il Napoli? Un quarantello. Sì, 37 mi pare. Mettiamo 40, ok? Quanto pierà Higuaín del stipendio? 4. Famo 5, va. Dai. Famo 5 puliti, eh? 40 e 5 puliti. Allora, quanto hai pagato destro? 16. 18, no, 18. 16 più i bonus. Quanto hai pagato gli Aic? Sempre intorno ai 12. Samo a? Fai 18, 12, 30. Quanto hai pagato i Turbe? 22. E so 52. Sì. Allora un po' di piai Higuaín. Ma i soldi dello stipendio, ma quanto via destro gli Aic e i Turbe messi insieme? Pieno di più o di meno di Higuaín? Questo mi ha detto questo amico mio, eh. Si arrivano. E io gli ho detto, certo, se le cose le metti così c'hai ragione te, cioè come faccio a darti torto? E allora, Ricca, tu che di fronte al ragionamento io mi sono un attimo bloccato, tu che avresti risposto? Mi voglio impreparato pure a me, perché... Perché comunque se ti portano sti dati di fatto, perché a Roma i soldi ha spesi, oh. C'è niente da fare. Perché t'ho fatto questo amico mio, e io l'ho riportato, ha fatto i nomi dei tre attaccanti che guadagnano bene. Come si chiama sta amico tuo? E i stessi soldi che si vendono una cosetta di meno ci piavi Higuaín, per dirti. Ma come si chiama sta amico tuo? Non te lo posso dire, perché tu dopo vai a cerco e dopo... Nicola? Nicola, Si chiama Valerio. Ah, va bene. O vai a cercare... No, ma che scherzi, perché tutto sommato non farebbe manco una piega il discorso, Mi sembra pure a me, infatti non sapevo che dire, però allora mi ha detto, allora perché la Roma ne ha fatto? Io ho detto, e che ne so, la Roma... c'è altre aspettative, c'è altri programmi, che ne so. Però Mimmo, ci sono anche attaccanti di spessore, parlo ad esempio di Mario Mandzukic, che costano molto meno. Sì, però ti dico una cosa, se tu devi, adesso qui c'entra niente ragionamento che mi ha fatto questo amico mio, se io devo pensare a una spenda in quarantello per centravanti, se mi permetti pensa a Higuaín, a Radamel Falcao, non penso a Mandzukic, che costa meno, però ne costa 24-25, capito? Io non ci penso comunque. Nel senso che per me le categorie ci stanno, esistono, e Benzema è una categoria, Higuaín è un'altra categoria, e Mandzukic non sta, o Mandzukic come pare a voi, non sta nella categoria di questi qua, dei Falcao, dei Benzema, dei Diego Costa, di tutta sta gente qua, no? Anche se Diego Costa, quando lo voleva prendere Sabatini, si è preso un po' di pernacchie, prima di... Da parte di chi però? Di un po' di tifosi. Però aspetta, fermate, questo però non può essere una giustificazione, un alibi, No. Perché nel momento in cui un direttore sportivo decide se c'è la possibilità di prendere un giocatore, se ne sbatte le scatole, diciamo così, di quello che può pensare la gente, perché lui ha preso tanti giocatori che nessuno pensava che lui potesse prendere, ma non da un punto di vista economico, probabilmente era un punto di vista tecnico. Era un'illusione poter arrivare a Diego Costa, perché doveva rinnovare il contratto con l'Atletico Madrid, parlo dell'estate in cui arrivò Garcia, quindi 2013, e doveva rinnovare il contratto con l'Atletico Madrid, e poi gli venne rinnovato a 30 milioni di euro la clausola rescissoria. Io sono anche d'accordo con te, no? Però mi faccio adesso, poi io ho sentito questo ragionamento di Valerio che mi ha detto questa cosa, va bene, perfetto. Però io mi chiedo, perché la Roma non ha pensato, adesso chiediamocelo tutti insieme, ma la Roma, che ne so, tanti altri club che invece di comprare 3 da 10 ne piano 1 da 30 e lo stipendio poi alla fine va. Che cosa scatta, secondo te, Ricca, tu che sei anche un dirigente sportivo? Assolutamente, anzi prima faccio il dire, Mimmo, che proprio non è politica quella dei grandi ingaggi, tu lo vedi che... forse è quello. Quello che, a parte De Rossi, insomma, che per ovvi motivi è stato... lì è una situazione Pjanic probabilmente è quello che ha guadagnato di più, appena ti hai scelto di non darglieli quei soldi, no, per esempio? Sì. Quindi a me sembra, quando ci stanno giocatori di mezzo come Higuaín, la tentazione è forte, però... No, credo... però io devo fare una domanda, Riccardo. Sì. Che cosa cambia se tu dai 6 a 1 e invece che dai a un altro 2-5, 2-5, 2-5? È che c'è tre giocatori invece di uno. Ma ho capito, ma se altro... quello da uno te fa per 3 pure 4? No, più che altro che c'è lo spogliatoio che potrebbe protestare. Ah, ho capito. Vabbè. No, che non significa che sia corretto. No, certo. Mimmo, fammi una cosa. Visto che siamo in un bar. Dai, subrecchiamoci. Dai, anche per conoscerci. Vero, più. Dai. Va bene. Ogni tipo di Mimmo! Eccolo, Mimmo. C'è l'eroico. Gentili, C'è l'eroico. C'è l'eroico. No. Vabbè, così più che gentile. Andiamo bene. Ha preso coraggio, Sì. Ho preso coraggio, Mimmo. Gli famo fa due pomeriggi, mommi. Senti, ma si parla sempre del centravanti, perché destra non è il centravanti ideale, perché... Ma Garcia lo vuole... Fate la finita di inventarvi le storie, le notizie non vere sulla Roma, Ma
Garcia, fatela finita. Garcia lo vuole il centravanti? Ho capito, ma ti faccio un ragionamento. Sì. Ma tu sei ancora, per fortuna tua, un ragazzetto, no? Sì. Se la Roma ha la possibilità di prendere un grande calciatore, cioè aspetta, le faccio un esempio che sforo proprio. Se la Roma avesse la possibilità di prendere Cristiano Ronaldo, dice no, non lo prendo perché al mio allenatore Cristiano Ronaldo non va bene. Chissà che faccio? Caccio l'allenatore. Esattamente. E allora che significa questo? Significa che mi sa che destro non era un grande Ronaldo. E poi dice l'allenatore, molto questo, siccome te l'ho comprato, questo è il più forte di tutti. Inventate una cosa e mo devi far giocare per vincere le partite. Però ti faccio un altro esempio, Mimmo. Allora, Pep Guardiola, quando era al Barcellona, ha avuto difficoltà con attaccanti centrali di un certo spessore. Ti parlo di Ibrahimovic, di Eto'o. Lo stesso è valso con Mandzukic quando era al Bayern di Monaco. Tant'è che Mandzukic qualche settimana fa ha detto: io non ci andrei nemmeno a prendere un caffè con Guardiola. Okay? Perché si diceva che, ad esempio, lui al Barcellona non volesse una punta fissa centrale, un centravanti, perché amasse giocare con dei giocatori molto mobili. Un po' quello che si dice anche di Garcia. Però poi quando va al Bayern di Monaco prende Bob Lewandowski. Per cui io dico: che tipo di centravanti serve a questa squadra? Cioè, serve Dzeko? Serve Diego Costa? Oppure serve un attaccante tipo Pierre-Emerick Aubameyang, che è sì una punta, ma non è un centravanti così come ce l'abbiamo in testa noi con il numero 9 sulle spalle? Ma il tuo ragionamento, come ragionamento di Valerio di stamattina, non fa una piega. Nel senso che se tu la metti così, ovviamente non posso altro che dire c'hai ragione, perché è normale che poi un allenatore ha il suo gioco e ti dice io voglio questo per fare il mio gioco. Però dall'altra parte c'è anche un discorso, ma non riguarda la Roma, riguarda proprio in assoluto tutte le società di calcio e tutti gli allenatori. Gli allenatori sono dei dipendenti e quindi i dirigenti, coloro che sono magari dipendenti anche loro, ma comunque che hanno un potere decisionale superiore a quello di un allenatore, dicono: io ti do questi giocatori e tu mi devi far giocare bene la squadra, perché questi te posso dare. E se tra quelli magari mezzi mezzi poi alla fine trovi uno forte forte, l'allenatore, come posso dire, anche se non rientra nei suoi parametri tecnici tattici, se lo devi fanno bene. Non vorrei, e ti spiego questo, che si tornasse ad una situazione che nella Roma si è già vista, cioè nel senso che tanti anni fa c'era un allenatore che si diceva è bravo quando gli danno i giocatori scarsi, perché i giocatori bravi non gli danno retta, non fanno quello che chiede lui e quindi di conseguenza quella mi sembrava una scusarella per non comprare giocatori forti. Attenzione quindi a quando si dicono le cose. Poi è anche vero che i giocatori forti, un allenatore che preferisce o preferiva, non lo so, giocare con giocatori più giovani, più di qualità, poi ce li ha avuti e ha fatto anche dei risultati importanti, non certamente all'altezza di quelli che potevano essere, per mille motivi che in questo momento non è anche giusto rivangare. Però ti dico che se tu hai la possibilità di prendere giocatori forti, i giocatori forti ti fanno ottenere risultati, nel senso che poi se tu giochi 4-3 o 4-4-2, se tu c'è Cristiano Ronaldo, poi alla fine delle partite vinci. Mi spiego? Vabbè, certo, è chiaro. E allora? È chiaro, però se posso scegliere, perché Ronaldo è un fuoriclasse assoluto, è come Messi. Ma io sto esagerando. Sì, no? Sì, però sì, se beh, posso scegliere tra tanti giocatori più o meno dello stesso piano, dello stesso cabotaggio, allora mi vado a prendere magari uno che non è un... parlo come se fossi Garcia, non lo sono evidentemente. Mi vado a prendere un giocatore che è sì un attaccante, e ti parlo ad esempio di Aubameyang, ma non è un centravanti così come lo sogniamo, come lo pensiamo, come lo immaginiamo. Sì, sì, ma io non... Capito? Sì, però il discorso noi sogniamo, noi pensiamo. Io ti ho fatto prima un... ti ho riportato un discorso legato ad un ragionamento di natura tecnico-economica, diciamo così, no? Per cui se tu dici ne prendo tre e li pago più di uno che magari lo posso prendere a determinate cifre importanti, allora lì va fatto un tipo di valutazione su quello che poi serve alla squadra, no? Ed è chiaro che poi dopo intervengono altri discorsi, per cui una società non prende uno da 40, ma magari ne prende 3 da 10 o 3 da 12, stiamo sempre lì, eccetera, eccetera, perché magari le esigenze sono quelle, perché non si vogliono dare, come ti posso dire, degli input ad altri per andare a chiedere soldi, ma c'è sta tutto nel discorso della gestione di una società. Però ti devo dire anche che nel momento in cui una società X dovesse avere la possibilità di prendere il giocatore Y, perché quello è un giocatore forte, forte, poi se ha questa possibilità... sì, all'allenatore che può chiedere un parere, ma insomma se i dirigenti fanno il loro mestiere, se c'è qualcuno che dirige la società da un punto di vista sportivo, che viene poi tradotto nella parola direttore sportivo, se il direttore sportivo capisce che quel giocatore può fare il bene della società, ci può stare un giorno Tuzza Banchi Nicola, un giorno io, un giorno te, un giorno Riccardo a fare l'allenatore, però intanto il valore tecnico del giocatore che viene portato rimane, mi spiego? Certo.
E quindi è sempre un discorso che deve tener conto di tante cose. In assoluto io credo che, ed è un pochino quello che sta accadendo alla Roma, ultimamente con Garcia e con Walter Sabatini, che ci sia una grossa, come posso dire, unione di intenti, no? Per cui nel momento in cui l'allenatore ti chiede lo scorso anno Gervinho, tu Sabatini glielo prendi, anche se poi dopo confessi candidamente, se non me l'avesse chiesto Rudy Garcia non l'avrei mai preso. Però magari noi possiamo pensare che altri giocatori li ha presi, cioè penso a Ushan, penso a Paredes, cioè quelli sono acquisti di Sabatini che vanno bene indipendentemente se Garcia è d'accordo o meno, mi spiego? Sì. Quindi ci deve essere sempre un pochino la possibilità da parte dell'allenatore di dire vorrei questo e vorrei quest'altro, però non ci può essere, come può essere un diktat, o me dai questo oppure me ne vado. Ma lo ripeto, nella Roma questo non succede, assolutamente. No, tra nella i tanti Roma giocatori c'è... che ha scelto Garcia mi viene in mente, no? Gervinho su tutti quanti, ad esempio. L'unico credo Gervinho che... Gervinho sicuramente, e poi non lo so, a me Keita per esempio gli ha preso l'importante che hanno preso. Io credo che l'unico giocatore che tra virgolette è stato un po' bucato, un po' sbagliato... credo scelto, anzi sono certo, scelto da Rudy Garcia e Michel Bastos, perché la Roma era sul terzino sinistro, che era Goulam, che è un ottimo terzino sinistro, almeno è leggermente più forte rispetto a quelli che abbiamo adesso noi in rosa. Non c'era una vastissima scelta, però a quei prezzi e a quelle condizioni. Io Goulam me lo sarei preso. A me non mi sembra che Goulam è da 10 e quelli della Roma sono da 4. No, però Goulam è da 7 e quelli della Roma sono da 5, Mimmo. Da 7 non lo so. 6 e mezzo. Gli regali qualcosa, come sempre succede quando... uno non vede sempre certo. Giocare i giocatori della propria squadra, quindi a noi... Io in quelle poche partite che ho visto giocare del Napoli contro la Roma e anche lo scorso anno, ma quest'anno un po' di più, a me Goulam mi è piaciuto tanto, sì, tanto. Però fammi te pure di della Roma chi ci stava dall'altra parte a contrastare Goulam, perché se è vero che ha giocato 3 volte al San Paolo ma ha perso tutte e 3, probabilmente con Goulam titolare hanno fatto bella figura tutti, non soltanto lui. Però su quella fascia si sbagliò un pochettino Garcia, specialmente nella gara di ritorno di Coppa Italia, mettendo Bastos e Ljajic, no? Ma sbagliano tutti quanti. Senti però... Mimmo, dimmi Riccardo, fatti conto. No, ma scherzi, no. Ancora. Ma per una squadra, per una società che insomma si dichiara apertamente che l'obiettivo finale è quello, poi insomma che si possa raggiungere o no. A Bergamo che bisogna fare? A Bergamo bisogna avere 3 punti, passa la doccia, arriva Orio sul serio, Orio per davvero, e prende l'aereo e torna a casa tranquillamente. Non sarà facile, perché io a Bergamo ho visto di tutti i colori e di tutte le razze e di tutte le specie. Bergamo rappresenta anche l'unico stadio dove realmente è stata dovuta chiamare la forza pubblica per sedare una rissa fra i giornalisti di Roma e i giornalisti di Bergamo. Incredibile. Tanti anni fa, perché lì diciamo c'era una situazione molto pesante, indipendentemente dal fatto che tu stavi lì per lavorare, bastava che dicevi una cosa e si capiva che era accento romanesco o romano, fate voi, e scoppiavano insulti e tafferugli. Quindi conosco perfettamente l'ambiente. Qual è l'ambiente? Voi sapete tutti quello che rappresenta la Roma per la tifoseria bergamasca, sapete tutti che se la tifoseria bergamasca potesse scegliere una vittoria e cancellarne tutte le altre, sceglierebbe la vittoria contro la Roma. Sapete tutti i carri armati, le storie che ci stanno, eccetera, eccetera. Benissimo, sarà comunque una partita di pallone, però l'ambiente sarà un ambiente particolarmente attizzato contro la Roma, ma perché storicamente è così, insomma. C'è una grandissima rivalità da parte loro, ma da parte dei tifosi della Roma non credo che ci sia rivalità con i tifosi dell'Atalanta, per carità. No, assolutamente, assolutamente. È una gara che comunque va interpretata con il giusto piglio, anche perché poi la Juventus affronta... Passeggia, no? No, spero di no. Non penso proprio di no. La Juventus avrà un impegno importante contro una squadra che secondo me può fare bene, sta facendo bene, anche se non ha fatto benissimo, però è una di quelle partite che... tu dici la Juventus se la porta tranquillamente da casa, però ti dico, Bergamo, prima di parlare della partita di Bergamo aspettiamo di capire quando tornano e come tornano tutti i nazionali, perché è vero questo, mannaggia la miseria, io sto sempre con corpate d'animo, come diceva Guami, che sì. Cabruschetta, e quindi certo. Vediamo un pochino, dai Mimmo, allora fate conto che domani siete aperti comunque, sì tutto il giorno proprio la cala, vabbè.
Ci sentiamo domani. Ciao. Se vuole, ciao, ciao Mimmo, grazie. Ciao. Grazie. Ciao.